questa è una bella responsabilità. Allora, sulla prima parte della sua considerazione, sono felice che il festival, questo festival che è bellissimo ed è molto popolare, dia la possibilità alle persone di avere un accesso gratuito, ma questo festival ha il grande merito di essere uno stimolo, nel senso che le persone che con grande impegno, grande volontà, perché fate file immense, infinite, le persone che riescono ad entrare, quindi lo vogliono proprio tanto, perché sarebbe facile, come dire, rinunciare a un certo punto, lo vogliono proprio tanto, quindi dire, meritano di avere un accesso gratuito a una cosa, ma le persone che vedono qualcosa di buono in un luogo del genere, adesso lascia aperto a me, adesso ci sto io, però insomma, le persone che vedono qualcosa di buono hanno un grande stimolo. Se Edoardo fosse riuscito, no, a farcelo, avrebbe visto qualcosa, a quell'età quello che vedi è prezioso, perché no, è uno stimolo. Quindi il merito, secondo me, di questo festival, lo dicevo prima parlando in un'intervista, è quello non solo di celebrare il cinema, di farlo insieme agli addetti ai lavori o alle persone che sono esperte di questo, che va benissimo, ma è bello, lo fa insieme alla gente e crea una situazione importantissima e un precedente importante. Da lì, come dire, c'è un tronco che è questo festival, e intanto si può diramare in mille modi e ognuno lo può utilizzare come vuole. Perciò, per questo penso che sia assolutamente giusto. Sulla scuola... Allora, aspetta, prima che prendi la risposta per rispondere a lei, questo hai detto bene, sono domande di grande responsabilità. Ti volevo dire una cosa, non so cosa è figlio di cosa. A Bari ci sono più librerie aperte, funzionanti, frequentate che a Roma. Adesso io non so se in qualche modo il Bifest ha aiutato questo, se piuttosto il contrario. Però appunto, ecco, guarda, oggi è un giorno in cui la gente va a fare tutt'altro, è pieno. Hanno fatto una prende le ferie per andare a seguire un festival nella propria città, ragazzi, è una cosa impagabile, è meraviglioso. Io direi di fare un applauso. A voi a chi ha fatto questa scelta. Cioè, qualcuno ha detto che con la cultura non si mangia, che è una cosa orribile. È una cosa... vero? E invece si mangia come? Perché è il nutrimento di una vita intera. È il nutrimento, senza quello non si cresce. Quindi grazie per aver fatto questa domanda e per aver raccontato, no, questo percorso anche qui all'interno del Bifest. Per la scuola di recitazione ce ne sono tantissime, fa bene a farla. A Roma io naturalmente non voglio dire sponsorizzare, cioè felice lauda Dio, nel Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, che è una scuola eccellente per il cinema. Il mio consiglio personale è quello di frequentare il teatro, di lavorare in teatro, perché stare qui e lavorare di fronte alle persone ti dà una forza e una autonomia in scena che lavorare davanti a una macchina da presa, io che adesso sto facendo più che altro cinema in questi ultimi anni, non ti dà. È un tipo di lavoro diverso, il teatro si lavora con il corpo, dalla settima fila non vedono bene i miei occhi cosa stanno facendo e quindi devo lavorare in un altro modo, devo esprimermi e gesticolare in un altro modo. Quindi questa cosa, poi gli diranno che è troppo teatrale, ma non c'è problema. Deve avere forza, secondo me, in teatro per essere poi forte e autonomo anche nel cinema. Io credo che questo percorso io lo consiglio un po' a tutti i ragazzi giovani che vedo, qualunque sia la scuola, ci sono ottime scuole ormai in tutta Italia, c'è una grande preparazione, c'è una grande possibilità di prepararsi. Quindi, insomma, questa è la cosa che mi sento di dire. Io la sintetizzerei con una parola sola, che è una parola sua, tigna. Tigna, fondamentale. Sì, un senza po' di tigna, meglio che facciamo. Una spolverata di tigna sopra. Una gran spolverata di tigna.